Prima ancora che in spiaggia giungano i bagnanti, si accaparrano i posti i venditori di merce contraffatta, sempre i soliti posti che tutti conoscono benissimo, acquirenti e forze dell'ordine. A fine stagione si contano i sequestri fatti e le multe con cui gli abusivi sono stati sanzionati, soldi che con tutta probabilità non entreranno mai nelle casse del comune, di dubbia esigibilità, un fondo che figurerà nei bilanci ma che resterà teoria. Ma questi abusivi da dove partono con i loro quintali di merce? Non certo da troppo distante sul bagnasciuga sono i primi ad arrivare. Partono da appartamenti in zona che vengono affittati o subaffittati, e non per poco, e che vengono poi usati anche come magazzini o base dove custodire la merce. Qui sembra vivano in massa persone a cui interessa solo fare la stagione. Appartamenti che ci dicono si trovano in condomini dove vivono affittuari ammassati e famiglie. Appartamenti con contatori in comune che ci dicono, causa morosità del proprietario, rischiano a breve di rimanere senza acqua. Cosa che non tocca al proprietario, non tocca agli affittuari stagionali, ma tocca alle famiglie con bambini che in questi appartamenti vivono tutto l'anno e che non possono neppure pensare all'eventualità di rimanere senza acqua. Un condominio che, a quanto ci dicono padri di famiglia, sembra vivere borderline, tra venditori ammassati, sconosciuti che entrano in casa con passepartout e che usano gli spazi comuni come discarica. Ci hanno voluto informare della situazione difficile che stanno vivendo ora, sperando in un aiuto da parte delle istituzioni prima che la situazione degradi più di quanto non stia già facendo. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.